quindi a Torino la passeggiata del gusto, un nostro fiore all'occhiello sia come Proloco che come città di Settimo. L'abbiamo voluta tutti insieme e continuiamo a portare avanti questa tradizione. Cosa dire? Quest'anno riprendiamo la pigiatura dell'uva grazie ad Emanuela Morfino, quindi speriamo che i bambini vengano a pigiare, chissà anche gli adulti se hanno voglia pomeriggio. Ringrazio l'Associazione Nazionale Carabinieri che è sempre presente. È una fiera che si svolge su via Torino, noi siamo molto abituati alle fiere tutte spostate verso, diciamo, il centro storico, invece questo è un appuntamento che vogliamo mantenere dedicato a questa parte di città per valorizzare la fiera stessa e i negozi, ed è quello che io vi consiglio di fare, che insistono su via Torino. Il 16 ci sarà la passeggiata d'autunno invece verso il centro, la consueta fiera di Coi e poi tutta la programmazione natalizia. Quindi insomma ci stiamo dando da fare per ritornare alla normalità. Oggi abbiamo la concorrenza di molte altre fiere in giro per il Piemonte, ma noi siamo sicuri che questa è la più bella. Siamo tutte le nostre rappresentanze della città che cercano di fare qualcosa di più, dico di più, qualcosa c'è già, per quelli che vanno in bicicletta, perché io vado in bicicletta, ho una bella età, e spero di poter andare avanti ancora e avere una certa sicurezza, perché siamo, diciamo, tante volte soggetti a dei pericoli, perché anche su questa via non c'è un limite di velocità, entrano, ci sono i dosi, ma non bastano, anche nelle altre vie. Sì. Grazie, volevo dire solo questo. Questa fiera nasce oltre 20 anni fa. Nasce davvero con questo obiettivo, cioè nasce come tentativo di dare un'attenzione dedicata allo spazio di via Torino. In un momento, lo ricorderete, più di 20 anni fa la strada era appena, era molto diversa da quella che conosciamo oggi, no? E nasce proprio con l'idea di accendere un faro, dare un'attenzione a quest'area del commercio. Il fatto che vada avanti da oltre 20 anni racconta come si sia riuscita a specializzare, come si è gradita in questo spazio, ma a noi racconta anche un'altra cosa, cioè come il singolo evento, da solo non basta mai, ma come il singolo evento costruito bene, con attenzione, quando diventa continuativo, serve a riqualificare un'intera zona.